Ciao a tutti, oggi abbiamo fatto le uova in purgatorio e vi facciamo vedere come si fanno, qual è la ricetta tradizionale napoletana. È una ricetta contadina, povera, ma ricca di sapore. Vediamo come fare le uova in purgatorio. Per fare le uova in purgatorio tipiche napoletane noi utilizziamo 4 uova, 400 ml di passata di pomodoro, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, sale quanto basta, parmigiano grattugiato, pepe, foglie di basilico. Accendiamo la fiamma. Noi stiamo utilizzando una padella da 28 cm, ma considerate che per una persona si preparano almeno 2 uova. Quindi contiamo 2 uova a testa. Vi serve lo spazio per cuocerle tutte insieme. Stiamo mettendo circa 3 cucchiai di olio extravergine di oliva nella padella. La padella quindi fate in modo che sia bella ampia e alta, in modo da presentare poi bene questa ricetta. Per una famiglia di 4, per esempio, dovreste avere più o meno una padella da 32 cm. Aggiungiamo l'aglio. Ovviamente potete scegliere se utilizzare aglio o cipolla. La nostra nonna utilizzava tantissimo l'aglio. Prima in realtà era molto utilizzato dalle nonne, forse perché c'era la credenza popolare che l'aglio ammazzasse i vermi nello stomaco. Però noi abbiamo imparato ad apprezzarlo grazie alla nonna, quindi utilizziamo l'aglio. Appena l'aglio comincia ad imbiondirsi, ci versiamo la passata di pomodoro. Possiamo quindi tranquillamente dire che gli ingredienti protagonisti di questo piatto sono le uova e la salsa di pomodoro. Quelli non devono mancare. Poi potete un po' ovviamente aggiustare la ricetta in base ai vostri gusti per quanto riguarda l'aglio e la cipolla, per quanto riguarda la cottura. Questa è una ricetta tradizionale napoletana. E il nome è molto particolare, uova in purgatorio. Da cosa deriva? Dall'iconografia religiosa. Il bianco delle uova ricorda il mantello delle anime del purgatorio che cercano di sfuggire alle fiamme rosse dell'inferno. Ecco perché uova in purgatorio. La fiamma è media e mettiamo il sale. E copriamo con il coperchio. E facciamo cuocere così per un quarto d'ora, 20 minuti. Abbassate anche la fiamma. Dopo una ventina di minuti, quindi, si aggiunge un goccino di acqua. E rimettiamo il coperchio. Dopo un paio di minuti, quindi, ora ci mettiamo le uova. Togliamo l'aglio. Stiamo aggiungendo le uova, cerchiamo di posizionarle un po' distanziate in modo che non si uniscano poi in cottura. Quindi vedete, farla questa ricetta è facilissimo, è un salvacena sicuramente di origine napoletana, ma è così semplice e gustosa come ricetta che poi la facciamo in tutta Italia. In realtà è anche una ricetta che è famosa un po' in tutta la zona del Mediterraneo, tant'è che in Israele è un piatto nazionale che si chiama shakshuka. L'unica differenza è che shakshuka è veramente piccante, un po' come il sugo dell'arrabbiata da noi. Fiamma bassa e copriamo con il coperchio. Trascorsi 6 minuti, guardate come sono venute belle le nostre uova in purgatorio. E cominciamo a metterci il parmigiano grattugiato, ovviamente a questo punto sempre a gusto vostro, a noi piace tantissimo, quindi una bella manciata di parmigiano che poi si sente. Il pepe, i
Importantissimo, un altro accorgimento, cercate di non farle cuocere troppo, quindi 6-7 minuti per noi vanno già bene, altrimenti la consistenza del tuorlo troppo cotto non è buonissimo, però ovviamente è sempre a gusto vostro. Questo è un consiglio che vi diamo, però per far venire il tuorlo più morbido. Ovviamente dovete farlo con le uova fresche. Ci stiamo mettendo il basilico. Questo è un piatto buonissimo, una delle nostre cene preferite, in realtà, che si prepara davvero in poco tempo. Ovviamente poi, essendo una ricetta tradizionale, ci sono anche tantissime varianti. Ci sono per esempio le uova in purgatorio con i peperoni, le uova in purgatorio con i piselli, le uova in purgatorio al forno e le uova in purgatorio con la mozzarella. Queste sono le varianti più popolari, odiate dai puristi che amano le ricette tradizionali, che non si devono assolutamente toccare. Possiamo spegnere la nostra ricetta. È pronta. Per gustare questa ricetta serve il pane capone, il pane contadino napoletano. Questo ve lo potete fare anche in casa. Buonissimo. E praticamente quindi il piatto si mangia così, con la scarpetta. Quindi noi, quando prepariamo le uova in purgatorio, non ci facciamo mai mancare la nostra bella pagnotta di pane. Quindi se la nostra ricetta vi è piaciuta, come al solito fatecelo sapere nei commenti, scriveteci voi come le fate le uova al pomodoro, magari avete delle abitudini diverse, e iscrivetevi al canale YouTube se volete vedere altre ricette tradizionali italiane come questa. Poi ci trovate su Instagram e su Facebook e ovviamente la ricetta stampabile è sul nostro sito www.cucinageek.it. Alla prossima ricetta, ciao ciao!